facciamo oggi? Oggi andiamo a vedere il David di Michelangelo e dopo i giardini di Boboli. Prima di tutto facciamo colazione. Poi ieri sera l'Hard Rock Caffè è andata E bene. dopo troviamo una fumetteria. La fumetteria. Poi l'Hard Rock Caffè ieri è E dopo andato andiamo alla bene. Benetton che volevi andare alla gente. Ah sì, perché ho visto un cappotto in vetrina che mi piaceva un sacco. Ma Oh, lui non mamma l'ho mia. visto. Però l'Hard Rock Caffè ieri sera è andato bene, eh. Cioè, è buono, non è malvagio. Costicchia, però non è il più buono. Cioè, non è il più buono hamburger che abbiamo mangiato. C'erano le Sicuramente. mutande sporche di Michael Jackson. Che scemo. Vabbè, comunque oggi ci dilettiamo allora tra David. E Ma adesso andiamo sopra il colle? domani. Andiamo domani mattina? Abbiamo tutto il giorno, anche domani. Sì, è vero. Allora domani quello. E stasera poi cenetta. E vediamo se riusciamo a rispettare questi piani. Perché di solito noi quando pianifichiamo, cioè non va mai niente come dovrebbe. Tra l'altro. Cambiato i nostri piani perché non andiamo più a vedere il David, il David, chiamalo come vuoi, o il Davide per gli italiani, ma abbiamo deciso di andare là. Museo della Scienza. Un Ok, così vediamo un po' po' di roba cose un po' di diversa. particolari e che a noi ci intrippano sicuramente di più. A proposito di arte, io consiglio a tutti voi un fumetto, perché questa è arte, arte moderna. Questo qui. Aspetta che lo facciamo vedere. Eccolo qua. Questo è il secondo numero che è arrivato fuori qua in Italia, che è la raccolta della serie. Potete trovare benissimo anche il primo numero ed è favoloso, è una chicca per gli occhi e per la mente. Non è la solita cosa da supereroe contro supercriminale. Potete prendervelo benissimo e intripparvi la mente. Comunque, sì, anche perché ovviamente questi sono i nostri primi veri vlog, quindi chi vede non conosce, ma lui è appassionato di fumetti, quindi se avete qualcosa da chiedere o comunque volete consiglio, volete consigliare. Siamo tornati da pochissimo in albergo e sono distrutta, cioè, guardate la consistenza delle mie occhiaie. C'è un po' di casino perché la finestra è aperta perché fa terribilmente caldo in questa camera, anche con il riscaldamento spento. Siccome siamo all'ultimo piano si vede che il riscaldamento viene su e quindi continua a far caldo anche con il riscaldamento spento, che è un pro e anche un contro, però vabbè, abbiamo sempre la camera calda, però anche troppo. Oggi abbiamo fatto un bel po' di acquisti, infatti c'è un po' di lì ammasso di borse, borsette, borsettine. Stasera stavo cercando delle immagini del posto dove andremo a mangiare, che abbiamo scelto, è questo qui. E vi faccio vedere anche, voilà, l'indirizzo. E niente, cercavo in internet delle immagini del posto perché merita tantissimo.